Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Rika e oggi siamo qua pronti con un nuovo video di Cronoforze. Prima di iniziare il video mi raccomando, iscriviti al canale se ancora non lo sei, perché così espandiamo questa incredibile community di Pokémon TGC. Oggi siamo qua con grandi zanne, pronti ad azzannare il mio avversario? Non proprio, più a farlo disperare. Oggi siamo qua con un mazzo veramente difficile, un mazzo 1000. Cosa vuol dire? Un mazzo che va a scartare le carte dell'avversario, perché una delle condizioni per vincere in questo gioco è anche quella di far finire tutte le carte del mio avversario, e se non ha niente da pescare tu vinci automaticamente. Ovviamente scartando carte puoi levare risorse al mio avversario che scatenano una serie di cose. La lista la trovate in descrizione, andiamo a vedere cosa fa grandi zanne. 140 punti vita, Pokémon tempo passato con due energie in colore fa crollo terra. Andiamo a scartare la prima carta del mio avversario, del mazzo del mio avversario, ma se abbiamo giocato una carta aiuto tempo passato ne andremo a scartare un totale di 4 carte, che non sono poche perché sono 4 carte più una di turno. Metti caso che faccia anche lui delle pescate, ricerca accademica, queste cose qua, quindi ci aiutano, ok? Poi noi abbiamo Mawile, perché una volta che si è instaurato un certo tipo di gioco, di meccanismo, dove lui non ha più tante energie, non ha più tanti switch, io posso decidere di mettere un Pokémon che magari è senza energie, fare Mawile e dire con il suo primo attacco che non può ritirarsi. Quindi io guadagno turni, lui pesca, io guadagno turni. E si entra in un loop molto vizioso. Pidgeot serve per non perdere noi di Decaut, perché potrebbe essere una partita molto lunga, e allora con la sua abilità dice che posso rimischiare questo Pokémon nel mazzo insieme a tutte le carte esso assegnate. Cosa succede? Che io rimetto Pidgeot nel mazzo, il turno dopo ripesco Pidgeot, lo metto in panca, uso l'abilità e mi ritorna nel mazzo. Entro in un loop anche qua che non mi fa perdere di Decaut. Non andrò a fare premi, quindi anche se mi dovesse fare Kissara ne pesco 6. E abbiamo l'anfora terrestre per prenderci le energie, blocco amici importantissimi per andarci a prendere le carte aiuto tempo passato lì, canna da pesca contro acchiappa Pokémon, perché andremo sicuramente sotto di premi, quindi con questa carta faccio un boss order su un Pokémon del mio avversario che è il meno pericoloso e quello che magari ritira di più, ok? Martello dirompente per andare a dar fastidio al mio avversario e cercare di non farlo attaccare e di temporeggiare. Minor Ball, Peso Ball, Poke Gear fondamentale per prenderci gli aiuti. Rasamano! Ai ai ai! Ciascun giocatore scarta delle carte che ha in mano fino ad averne 5. Il mio avversario scarta per primo. Mettiamo caso abbia un sacco di carte, 10, 12, così, ma anche 8, 7. Con questo ne scarta un po' finché non arriva a 5. Potrebbe limitare un pochino le sue giocate. Scarpe da trekking, la conosciamo, l'onda della disgrazia, il costo di ritirata di ciascun Pokémon base non di tipo lotta aumenta di 1, e anche questo potrebbe darci una mano. Lost Azones per prenderci Pokémon base, e qua iniziamo con le carte tempo passato tipo allenatore. Guida dell'esploratore, guarda le prime 6 carte, ne prendi 2, il resto le scarti, però comunque mi permette di scartare 4 carte al mio avversario. Le sorelle Florido l'ho messe perché comunque andremo a scartare, guardando le prime 5 carte del mazzo del mio avversario, delle carte strumento presenti, quindi tipo switch, ball, eccetera. La vitalità della professoressa la conosciamo, la capsula anche qua la conosciamo, ci permette di avere più 60 punti vita, che schifo non fanno. Il mantello dell'eroe è la carta scelta come asso tattico perché mi permette di avere 100 punti vita in più, quindi andrebbe a 240, che non fa molto schifo. Il sigillo forestale che mi serve su Pidgeot per andare poi a prendere la carta
che più mi piace in quel momento. Se mi serve la carta aiuto, la faccio, eccetera. Energia Jet, la doppia, la lotta e la psico, che comunque potrebbe tornarmi utile da mettere su Mimikyu per fare 7 segnalini danno. Questo è il mazzo, molto marzullo, però ve lo lascio in descrizione, me lo avevate chiesto. Ho arrangiato un po' una lista a destra e a sinistra e ci ho modificato un po' di carte. Quindi, che dire, andiamo a provare Grandi Zanne. Andiamo! Primo avversario di oggi, siamo contro Alessio. Un salutone ad Alessio. Non so, se mi stai seguendo, scrivi. Allora, è uscita Croce e quindi il mio avversario ha vinto il lancio della moneta. Mi raccomando, superiamo i 100 mi piace per un nuovo video incredibile. Ci fa iniziare noi per primo, non me l'aspettavo. Grazie Alessio, diciamo che anche iniziare per primi non è che ci dia una grandissima mano, però partiamo di Mawile, perché non so, mi fa venire in mente che giustamente se lui vuol partire per secondo è perché ha modo di attaccare per primo e farci del male. Ho visto roba elettro, quindi volendo, se c'ha il generatore può attaccare subito. Noi abbiamo una Minorbo, l'anfora, qualcosina ci possiamo inventare. Questo gioca mano ferrea, molto pesante, è molto pesante, attacca con tanto, però se riusciamo ad essere forse più furbi di lui non è così male male. Facciamo anfora, andiamo a buttar via il sigillo e mi vado a prendere due energie. Una energia la posso anche dare, voglio fare questo, e ci ha dato culo anche perché ce n'è tipo 8 nel mazzo, dovremmo essere veramente sfigati. Gli do l'energia lotta, non posso fare nulla, però quantomeno dopo posso ritirare. Lui ora tocca vedere perché sono usciti un sacco di mazzi e potrebbe essere il tipo Future Box, roba del genere, ancora io nomi contorti, non lo so. È un mazzo che vedrete prossimamente perché è già pronto. È già pronto, signori. Qui siamo avanti. Energia erbivora. Ok, vediamo. Energia erba. Io non mi ricordo di aver messo energia erba in questo mazzo. Miraidone, mano ferrea e generatore di Enel. Energia sfare. Che fortuna, lui ha due carte nella mano. Energia dietro. E passa il turno. Ottimo, io ho un altro Poké Gear. Potrei fare un bel martello testa? No, martello croce. Santa croce, facci sognare. Se faccio Poké Gear, mi esce la vitalità. La vitalità, io posso fare. Posso farmi una bella ritirata, mettere Big Zanne, fare Giulio l'esploratore e prendermi queste due. Però il martello non mi ha dato grandi soddisfazioni. Contracchiappa, mi dispiace buttarlo via, però avere un po' più di vita forse potrebbe esserci utile. Crollo terra. Gli andiamo a scartare un bel po' di carte belle. Cioè, quella ricerca accademica è andata via con sapore proprio wow. Lui intanto ha caricato ancora mano ferrea. Io ho un altro Poké Gear che andiamo a fare, ci esce Nespera. Carta che voglio levare perché la sto provando, però non mi fa impazzire. Questa facciamo così, se ne pesca, perfetto. Questo martello ormai lo riproviamo perché che fai, non lo provi? E giustamente esce Croce. Oggi non è giornata di martelli. Scarpe da trekking, bel blocco amici per forza. Andiamoci a scartare altre belle carte. Quanto mi garba a scartare, quanto mi garba. Ora lui c'ha 30 carte nel mazzo. 30 carte. Giustamente se lui prima riusciva a fare ricerca accademica avrebbe anche potuto, sì, avere più carte in mano, pescare più carte, essere più veloce per me. Però sicuramente avrebbe potuto anche trovare switch o carte che lo fanno ritirare, tipo la capsula. È il mio turno. È il mio turno e non è malvagio. Cioè, devo rifare ancora Guida dell'Esploratore. Top. Facciamo Guida dell'Esploratore. E qui voglio andare molto aggressivo. Voglio andare molto aggressivo. Quelle che ho scartato sono carte che
potenzialmente potrei anche riprendermi Minor Ball. Mi potrei prendere Greninja, perché volendo una bella mano per pescare non sarebbe male. Queste due me le rimetto. Ho comunque meno carte del mio avversario, signori. Ho meno carte del mio avversario, ma non ho paura. Non ho paura perché giustamente io devo pescare tanto per avere sempre in mano quelle carte che mi servono. Lui è costretto a magari forzare un po' le giocate, perché secondo me se rimane così, lui in 5 turni ha perso. Se pesca invece potrebbe perdere anche un turno prima. Passa il turno. Ottimo, l'abbiamo abbastanza bloccato, signori. Io, per non saperne leggere e né far da mangiare, mettiamo vitalità della prof su quest'altro grandi zanne. Peschiamo un sacco di carte belle. La doppia la possiamo dare dietro, nel caso può anche fare 160, che fa debolezza su mano ferrea. Però crollo terra, boia, due energie, mano ferrea e il generatore. Incredibile, signori, incredibile. Dai, dai, pesca un po'. Signori, ha acquittato. Lo abbiamo spaventato, non sapeva più che cosa fare. E quindi andiamoci a trovare un altro avversario. Secondo avversario, siamo contro Cybertech. Bada che bellezza. Vediamo se uscirà a croce come tutte le monete che abbiamo lanciato. No, testa, questa volta ci frega. Mamma mia. Il mio avversario inizia per primo. E quindi ottimo, perché abbiamo la doppia, abbiamo la guida, ci abbiamo anche Greninja, ma non è che ci serva chissà che in questo momento. Lui non ha niente per due mani. Mazzo erba, è uscito un mazzo strano che voglio provare con quel Pokémon Anfora, quell'affare lì, sembra carino, fa un bordello di danno. Non so se è questo, non è che io abbia molta idea di mazzi erba in questo momento. Ecco proprio lui, il Brambilla. Voglio proprio vederlo, perché me l'avete un po' consigliato anche voi, e quindi ho bisogno di un attimo di vedere come funziona. Intanto energia doppia, gli facciamo Giuda dell'esploratore, ce ne prendiamo un altro e ci prendiamo anche blocco amici o canna da pesca, perché blocco amici so che ne ho ancora, canna da pesca sì, però insomma è importante. Mettiamo la capsulina che ci fa arrivare a 200 e andiamo a scartargli tante belle carte, energie, Pokémon, Gloom, non so che cosa faccia, quando si evolve puoi guardare le prime tre carte del tuo mazzo e assegnare un numero qualsiasi di energie. Secondo me questo tizio avrà un bordello di energie, ma un bordello, tant'è che se ne va ad assegnare un'altra e passa il turno. Dopo ci fa 130, che non è proprio una delle cose più belle che io voglia ricevere. Mettiamo un altro grandi zanne, sarebbe anche utile magari trovare un'altra energia. Pidgeot sì, la landa interessante, landa interessante, canna da pesca ce l'ho in mano, quindi mi prendo lo sbocco degli amici. Sbocco degli amici, rasamano non mi serve. Proviamo a scartare così, purtroppo non ho altri aiuti, ma coboia. Tre energie gli si è scartato, 5 in totale, 3 ce n'è altre assegnate, e questo gioverà 20 energie. Questo sarà veramente un disastro da buttare giù, Un disastro. Oddish. Bene così, metti carte. Metti carte che devi svuotare. Intanto gli abbiamo già buttato via 8 carte, di cui la metà erano energie. Colpo potente, 130 danni, ok. Bene, bene, ancora grandi zanne, interessante. Lo andiamo subito a mettere e facciamo un bel Poke Gennaro. Prima però, blocco amici, perché se ci esce giù dall'esploratore ci va bene lo stesso. Ci escono tutte e due, ma preferisco la vitalità. La vitalità, bada come vita.
Perché qua ne pesco e gliene rimetto. Qua ci abbiamo un'altra energia. Se ne può anche scartare. E andiamo con crollo terra. Altra energia e caramella rara. Gli abbiamo già scartato due caramelle. Quindi molto bene. Eccoli, il Brambilla. Bada lì, fa 80 per ogni... ok, lancia una moneta per ogni energia a lui assegnata. E fa 80 per, veramente un devasto. Il signor Brambilla. Altra energia, potrebbe anche ritirare. No, decide di andare sul sicuro, giustamente. Giustamente io devo continuare a fare quello che devo fare. Lui non sta neanche pescando, sa che io ho un mazzo di M e quindi lo fa valere come tale. Mi voglio prendere Mimikyu, perché così poi lui magari è costretto a ritirare Arceus se vuole attaccare. Poi magari glielo possiamo rimettere. Il mantello dell'eroe è interessante e quasi quasi me lo prendo. Ora purtroppo il mantello dell'eroe è comunque 2 hit su Arceus. Però se ci dice culo di Brambilla magari reggiamo qualcosina in più. Vai PG, ci andiamo a prendere un bel contracchiappa. Lo provo. Lui sicuramente avrà un'energia, gliene abbiamo scartate tante, spero che non ne abbia ancora. Purtroppo ritira uno e io devo aspettare così. Gliene scarto ancora e c'è un'altra energia. Lui con 4 carte in mano, se ha un'altra energia e ne scarta un'altra, meno carte mette su quel Brambilla meglio è, perché potrebbe fare 8, 16, 24 ma deve fare 3 teste. Quindi o dà l'energia dietro, mette un altro Oddish. Lui gioca tutto shiny, interessante. L'energia la dà e ritira. Ci sta, perché è un attacco molto onesto. Un attacco molto onesto. Mette Arceus e fa Oddish. Mette Oddish dietro, anche lui ritira uno. Colpo potente, 130 danni. Beh, non ci sta dando grandi possibilità di fare cose. Io comunque devo continuare a fare il mio gioco. Provo ad andare avanti. È un mazzo molto difficile, ve l'ho detto. Non è che si vince sempre, spesso si perde. Cana da pesca e ci andiamo a riprendere grandi zanne Mawile. E continuiamo a scartare per forza di cose. Ah, c'aveva pure Exeggutor. Quello se lo avesse messo non sarebbe stato affatto male, perché se non sbaglio ritira con 2 o 3. Quindi sarebbe stato molto succoso. Io cosa faccio adesso? Esco ancora di grandi zanne. Proviamo a dargli un'altra botta. E facciamo anfora. Scartiamo la Minor Ball, non ho grande senso di usarla. Abbiamo l'ultima energia. Molto male. Devo trovare assolutamente un super amo, qualcosa. Vediamo, perfetto, la vitalità. Mi deve però servire. Mi deve però uscire. Vediamo un po' cosa c'è qua. Carte tutte buone. Tutte ottime carte. Facciamo vitalità, perché non voglio sprecare troppe carte. Ci esce un altro grandi zanne. E anche la canna da pesca. Non voglio fare anche questo. Uno e due. Meglio la professoressa. E andiamo a scartare. Toh, beccati un bel crollo terra. C'aveva anche Vileplume, molto figo. E ritira due quella bestia. Se la mettesse magari non sarebbe male. Cattura Roma. Vediamo un po'. Croce. Vediamo un Pokémon base che non va a mettere, giustamente, perché non vuole levarsi altre carte. Energia base sul Brambilla. Colpo potente, altri 130 danni. Ed è adesso che dobbiamo sculare Lostasones. Purtroppo io non ho niente. Gli posso scartare una sola carta. Il Vuastro già l'ho fatto. Mettiamo Lostasones. Fammi vedere se c'è qualche cos'altro. C'è un grandi zanne. C'è un grandi zanne, c'è ancora Mawile.
Dobbiamo fare solo che così. C'aveva lavoratrice. Carta interessante, eh? Se avesse avuto una bella pescata giusta, gliene avrei scartate altre 4. Lui adesso mi rifarà 130. Eccolo lì, colpo potente. Io devo solo temporeggiare. Lui c'ha energie da ogni lato. Ha energie da ogni lato. Io esco di Mimikyu. Vediamo di temporeggiare. Guida dell'esploratore. La faccio per vedere se troviamo qualche cosa. C'è la doppia e c'è il contracchiappa. Signori, contracchiappa anche figo. Però con la doppia attacco. Facciamo così. È molto brutta. Non saprei proprio come fare. Ho 7 energie negli scarti. E facciamo che me le riprendo tutte. Proviamo. Poi abbiamo la vitalità. Contracchiappa. Posso aspettare. Lui comunque, io gli faccio così e mi rimetto altre 2 carte. Me lo levo dalla mano. Non ho voglia di vederlo. Rimischiamo un po' le carte. Magari ci dice culo. Termino il turno. Lui l'unica cosa che può fare è scartare 2, mettere il brambilla e attaccare. Io dopo con il contracchiappa gli posso mettere un altro Pokémon, dove lui è costretto però a dare un'energia per ritirare. Fa quello che dico. Giustamente, ritira e attacca di brambilla. Energia base sempre davanti. Quante ne ha giocate? Ma quante ne gioca sto mazzo? Scrivetemelo nei commenti. Ma quante ne gioca? O brambilla? Ok, croce, testa. Vabbè, dai, ne bastava tipo una. Ne ha fatte abbastanza. Quindi Mimikyu, grazie. Grazie. Lui ne ha scartate 14 più 7, 21, 22 ne ha giocate. Cioè, quante diavolo ne ha ancora? Io do questa energia dietro. Anzi, la diamo davanti. Facciamo la vitalità così attacchiamo pure. C'è solo questa. Ne peschiamo, c'è la doppia. Interessante. Sarebbe figo riuscire a fare anche Mawile. Così lui non può più ritirare. Non può più ritirare. Vediamo. Solo che ho fatto questo contracchiappa in una maniera un po' sbagliata. Ci ho pensato dopo. Però cerchiamo di scartargli quante più carte adesso. E gliene abbiamo scartate anche abbastanza. Ora lui ne pesca. E io dopo, visto che avevo un'altra vitalità, mi basterebbe pescarla più per fare la vittoria. Mi basta pescare un affare lì, un aiuto per vincere. Tanto lui mi faceva KO lo stesso, 27 energie ed mi fa 2,40. Ok, signori, è il momento. La rischio. La rischiamo. Lui c'ha un solo premio da fare, quindi capsula tempo. Non è la carta che volevo. Ti prego, vediamo cosa c'è con l'Ostasones da levare. Abbiamo 5 carte. C'è Pidgeot e la vitalità. Signori, su 5 pesco 2. Non so quant'è la probabilità. Ho il 20% di pescarla. Non lo so, ma io voglio avere tutta la percentuale dalla mia parte. Ti prego. Ti prego, ninja. Cane boia. Signori, non ho altro modo. Quindi gliene scarto una. E devo solo sperare che di quelle 7 monete che andrà a lanciare faccia non più di 2 teste. Ora ce n'ha 8. Signori, penso che la partita sia chiusa. Eccolo lì, spine poderose. Vai, 1, 2, 3, 4, santi Dio. Signori, ci abbiamo provato, abbiamo missato l'ultimo attacco e va bene. Complimenti e andiamoci a trovare l'ultimo avversario. Ultimo avversario di oggi, siamo contro la Grazia.
è uscita testa e vediamo. Il mio avversario ha vinto il lancio della moneta. Giustamente oggi non ne abbiamo vinto neanche uno. Iniziamo noi. Ok, anche lui molto gentile. E partendo di Greninja non è proprio la partenza con cui avevo sperato di partire, perché questa mano non era proprio malvagissima. Questo gioca Onix. La cosa bella di questo periodo è che sto vedendo veramente, ma veramente tanti mazzi diversi. Bellissimo, mi sto divertendo un sacco. Anche voi penso apprezziate, perché stiamo trovando tutti i mazzi diversi ed è la cosa più bella che potevamo trovare adesso. Scarpe da trekking, io la prendo perché se lui mi fa 20 e previene i danni, sti gran cazzi. Io gli metto l'energia jet, così questo me lo metto davanti. Facciamo poche gear, non abbiamo niente, quindi molto male, molto male. Passiamo il turno. Dobbiamo sperare di trovare qualcosa dopo, perché sennò qui l'emmaiala, come si dice dalle mie parti. L'Ostasones, questo però vado ad aiutare anche lui, però per forza dovevo metterla. Peperina. Peperina full art con quel papiro, la Pokéball Puffin of the Heart. Eccolo lì, si va a prendere due Beldum. Due Varum. Porco boia. Macchinario evoluzione, energia base e ne va ad evolvere due. Così si va a mettere le energie con Metang e sicuramente lui giocherà Steelix. Ok, molto probabilmente, perché sennò non avrebbe molto senso. Sarebbe molto divertente scartarglieli tutti, ma non sarà molto fattibile. Vai con l'Ostasones, vediamo. Ci prendiamo ancora grandi zanne. Possiamo dare l'energia davanti oppure scartarla? Proviamo. Proviamo, magari gliene scartiamo una. Peso testimone, cosa fa? Ok, ok. Ok, sposta 3 energie se il Pokémon a cui è assegnata questa carta viene messo KO a 4 di ritirata. Molto interessante. Steelix, eccolo lì. Lui fa 130, che bomba. Con un'energia e si infligge dei danni a tutti i Pokémon in panca, se non sbaglio. 30 danni, ok. Alla lunga potrebbe anche mettersi tutti i Pokémon KO. Questo ci piace. Energia base, lui però vuole andare a fare 180. Un pazzo scatenato. Scarta l'energia per pescare di Revavroom e mette un Onelge. Terremoto, 130 e ok. Va bene, il contracchiappa Pokémon. Qui possiamo fare un bel martello, vediamo se ci dice culo. E invece ci dice cacca. Ci dice cacca, lui è felice, io no. E mano veramente pessima. Molto pessima. Mettiamo questa landa disgraziata. Vediamo cosa andiamo a scartargli. Il laboratorio di metallo. Wow. Questa carta da scartare non è male, perché la sua stadio rompe. Metang ancora. Diciamo che lui si sta levando le carte solamente grazie a Metang, che trova le energie e allora si svuota un po' il mazzo, ma per il resto io sono molto fermo. Sono molto fermo. Non sto trovando un aiuto, non sto trovando niente. Forse era meglio se scartavo di Greninja e se avevo più pazienza. Lui però intanto si è messo KO on Edge, incredibile. Mawile. Mawile poteva essere divertente per entrare in loop, ma non avendo energie non posso farlo. Anfora terrestre, fermi tutti. Allora, facciamo che scartiamo il sigillo, che ormai non, cioè ormai non mi sembra di usarlo. Devo andare un po' più aggressivo di così. Greninja, io scarto le energie, poi magari ci dice culo. E con questa ci possiamo prendere ancora grandi zanne.
sarebbe stato più utile trovare la doppia, quindi con la guida dell'esploratore. Switch, mi si era buggato e non mi faceva cliccare le carte se non termina il turno, incredibile. Questo gioco è mega buggato. Switch, se ora perdo per questa mossa, mi incacchio. Questo però adesso ci butta un bordello di danno, che sono sempre 130. Sta girando bene il mazzo, ci scarta la stadio e mette il laboratorio di metallo. Quindi in questa maniera non so se lui si va a prevenire anche i danni in panca. Ah, boia, 5 energie a me, se ci fa anche la Kissara. Brutto Laido, brutto Laido. Va bene, non mi facevi neanche mettere energia, è incredibile. Questo gioco è scandabroso. Ancora energie su Onix. Impatto pesante, 180. Va bene, va bene. E noi possiamo solo fare così e aspettare. Guida dell'esploratore, perfetto. Questa di così. Questa la mettiamo dietro, così lui il KO non ce lo fa. Ci prendiamo la doppia. E mi devo prendere per forza la vitalità. Per forza. Per forza. Anche il contracchiappa sarebbe stato veramente figo. E sai che? Proviamolo. Proviamolo. Andiamo aggressivi. Non facciamo più i bischeri. Lui ritira 2. Questo anche ritira 2. Però fa molto meno danno. Quindi mettiamo Metang. Rischiamola così. Dopo si può fare le sorelle Florido. Lui mi fa giù. Visto che uno switch l'aveva fatto prima, tipo doppio switch, non so per quale motivo. E quindi si è bruciato un paio di switch interessanti. Vediamo se ne va a prendere uno adesso. Dimmi che non hai switch. Maxi cintura. Mai vista. Mai vista. Peso del testimone. Energia base. Fabbrica merdallo. E vediamo se trova energie, perché così potrebbe anche ritirare. Scarta 1, pesca, ottimo. Io sono arrivato molto al limite delle risorse. O meglio, non le ho viste. Stilix ancora, dimmi che non hai niente per ritirare quel Metang. Ti prego, c'hai 9 carte in mano. Ti prego, ce l'aveva. Santo Dio. Oh, signori, che gli si va a dire che ci fa 180. 180. Ottimo così, fermi tutti, forse siamo ancora in pista. Lui è arrabbiato, anch'io molto arrabbiato, non c'ho un cacchio in mano. Vai vitalità. Energia di qua. E questa vabbè, la buttiamo sopra, tanto sti qua. Se ne pesca. Ottimo. Facciamo Minor Ball e giustamente non abbiamo grandi cose. Prendo Mimikyu giusto per temporeggiare. E scartiamo altre 4 carte dal mazzo del mio avversario. Adesso lui mi fa KO. Io faccio grandi zanne, guida dell'esploratore se trovo una sola. Energia. Abbiamo vinto, incredibilmente. Abbiamo fatto tipo 2 attacchi e lui si è letteralmente suicidato da solo, pescando carte con Revavroom, e ha fatto solo 2 premi. Interessante. Kissara. Va bene. Beh, insomma, va bene. Io comunque pesco 5. Magari mi dice che trovo delle carte buone. Perfetto. Ancora meglio la vitalità, che so che trovo carte. Lui giustamente ha rimischiato 4 con 4. E quindi, signori, questa partita ce l'andiamo a conquistare a suon di sberle. Vai così. Altra carta che va qui davanti. Se ne pesca Aiosa. Vai, crollo terra. Facciamogli crollare la terra sotto i piedi. E questa partita è vinta, signori. È vinta. Incredibile. Questo video
è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto. Come sempre lasciate un bel mi piace qua sotto e scrivetemi nei commenti il prossimo mazzo che volete vedere. Se siete arrivati fino a qui con la visione, commentate con Big Zanne Millatore. Io vi ringrazio veramente tanto, spero di rivedervi anche nel prossimo video, quindi iscrivetevi e lasciate un bel mi piace. Io vi saluto e vi ringrazio e che Godenzio sia con voi. Ciao!